Ucciano la Chiesa si posiziona nel versante levantino del Salento meridionale e rientra dal 2004 nell'Unione dei Comuni di Terre d'Oriente, insieme a Otranto, Giordignano, Poggiardo e Muro Leccese. Negli ultimi anni la comunità di Uggiano ha sostenuto diverse iniziative nell'ambito nazionale e internazionale a favore della cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. Infatti il comune rientra nel rinomato circuito Città per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Nel territorio uggianese si sta consolidando con grande professionalità l'industria turistica, realtà particolarmente animata dal lavoro di numerose strutture d'accoglienza a conduzione familiare e dalle attività agrituristiche che hanno puntato alla valorizzazione delle biodiversità e dei prodotti tipici. Di recente sono state riqualificate nell'ambito turistico diverse masserie, oggi in grado di coniugare i valori della tradizione all'innovazione. La presenza di visitatori e villeggianti è giustificata dalla bellezza genuina del paesaggio di Uggiano la Chiesa, patrimonio caratterizzato dalla magnifica campagna che si estende intorno al borgo cittadino. Antica è la presenza dell'uomo in questo territorio, come suggerisce la presenza del menhir San Giovanni Malcantone, tra le architetture megalitiche più alte della provincia di Lecce. Il megalite è posizionato nei pressi dell'omonimo casale, abbandonato in epoca medievale, e lungo la rotta di una strada basolata di epoca romana, probabilmente un tempo collegata al circuito viario Traiano-Calabro. Sono gli oliveti ad essere protagonisti della bellezza del patrimonio paesaggistico e gli alberi maestosi testimoniano la vivacità dell'economia agricola, che da secoli si accentra nella produzione dell'olio e dei cereali. Con sinergia le tradizionali architetture rurali scandiscono i vasti fondi agricoli e mirabilmente gli spazi verdi sono ritmati dai muretti a secco o adornati dalle antiche pagliare, nella tipica espressione paesaggistica salentina. La cultura olearia a Uggiano la Chiesa è molto viva. Non a caso il comune aderisce al circuito nazionale Città dell'Olio, ente che si occupa della tutela e della promozione dell'olio extravergine d'oliva italiano. L'esperienza culinaria della società agricolo-pastorale si coniuga poi al patrimonio religioso, che ad Uggiano si manifesta ogni primavera durante le tavole di San Giuseppe. Il 18 e il 19 marzo, in occasione della festività del Santo, la comunità imbandisce delle grandi tavolate aperte al pubblico, ricche di prodotti tipici locali e di antichi sapori salentini. Piena di fascino è la storia della comunità uggianese, sintesi millenaria delle culture europee che si sono ritrovate nel corso dei secoli nel lembo di terra salentina. Ai tempi della dominazione aragonese, il territorio di Uggiano venne ceduto come feudo ecclesiastico alla mensa vescovile di Otranto. Da qui il nome di Uggiano Ecclesia, ovvero Uggiano della Chiesa. Il centro storico del paese ha subito nel corso dei secoli importanti evoluzioni strutturali e molte delle opere edilizie qui presenti si attestano, salvo casi particolari, al XVII-XVIII secolo.
Il borgo antico si raccoglie nella scenografica piazza dedicata a Umberto I, dove la mole della chiesa matrice domina gran parte del paesaggio architettonico. La piazza per secoli ha rappresentato il cuore delle interazioni sociali, economiche e culturali del paese, come testimoniano le antiche fogge e le sepolture riemerse durante i recenti lavori di riqualificazione urbana. All'ambito militaresco doveva risalire la Torre dell'Angelo, antico fortilizio modificato in una dimora nobile tra il 700 e l'800. Sono caratteristici gli ampi affacci a balcone e il portale bugnato, nonché la preziosa colonna angolare risalente al 1713, che con le sue grazie e rotondità va a smorzare i toni solenni e austeri della struttura. Il tema della residenza fortificata ad Uggiano sembra essere ricorrente, anche in virtù dei pericoli provenienti dalla vicina costa e il pesante retaggio dei terribili episodi della conquista di Otranto da parte dei turchi nel 1480. Ne è valido esempio il palazzo di rimpetto alla chiesa matrice, che conserva ancora le tangibili testimonianze militaresche, come i beccatelli e il piombatoio. Per le strade del territorio uggianese è possibile incontrare validi esempi di case a corte, tipologia architettonica tipica dell'edilizia popolare salentina. Alcuni di questi edifici conservano ancora oggi elementi di fortificazione, come beccatelli e piombatoi, un tempo posti a difesa delle strutture. Non è difficile trovare anche degli elementi decorativi, evidente eredità della tradizione artistica ma anche religiosa della società uggianese. In piazza Umberto I si staglia maestosa la mole della parrocchiale, dedicata a Santa Maria Maddalena, tra le espressioni più rappresentative dell'architettura settecentesca del Salento meridionale. Ad accompagnare la monumentale struttura è l'ottocentesca torre dell'orologio, posizionata al fianco dell'edificio insieme all'antico quadrante solare. L'interno della struttura si apre con solennità in un impianto a tre navate che si sviluppa nella pianta a croce latina. Dall'alto si diramano ricchi stucchi decorativi, realizzati nella tipica maniera del rocail salentino. La navata centrale ospita diverse tele di Oronzo Tiso, che celebrano le vicende tratte dalla vita della Maddalena. Posizionato sul transetto è degno di nota l'altare dedicato alla santa titolare, intagliato con grande perizia nel Settecento. Al centro si mostra la Maddalena, riprodotta in una deliziosa scultura lignea di scuola napoletana. Sempre all'arte partenopea è riconducibile il tabernacolo ligneo dell'altare, il quale ospita una preziosa reliquia della santa. Le statue dei santi Andrea e Gaetano fanno da cornice alla struttura, mentre in alto, tra frange e cartigli, compare la tela ovale di San Vito, realizzata dal pennello di Oronzo Tiso. Notevole è la tela della Madonna del Rosario, dipinta nel 1597 dal pittore neretino Donato Antonio d'Orlando, oggi affiancata al fonte battesimale.
Testimonianza della feconda devozione religiosa oggianese, la chiesa parrocchiale si attesta tra le strutture ecclesiastiche più affascinanti del Settecento di Terra d'Otranto. Il borgo di Casamassella si estende a nord del territorio comunale di Uggiano la Chiesa. Per secoli la piccola comunità si è legata al nome e alle vicende familiari dei De Marco, ultimi feudatari del luogo. Sull'asse principale dell'abitato si colloca la sobria chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo, modificata radicalmente nel corso del Novecento. La piazza Vittorio Emanuele è animata dal monumentale palazzo feudale, tipico esempio settecentesco di riconversione militaresca in residenza nobiliare. Della vocazione difensiva originaria ne rimane ampia traccia nell'impianto strutturale, come dimostra l'evidente incamiciatura con redendone posta a basamento dell'edificio e il coronamento a beccatelli disposto lungo il perimetro superiore dell'opera. Ad attenuare le forme austere, nel Settecento venne riformulata la facciata, quindi arricchita da un'ampia balconata decorata da una balaustra scolpita a motivi floreali e antropomorfi. Il palazzo ospitò eminenti figure della cultura salentina, tra cui l'economista Antonio De Viti De Marco e il poeta lucugnanese Girolamo Comi, nato a Casamassella nel 1890. Spingendosi lungo la pittoresca Valle dell'Idro, conosciuta anche con il nome di Le Padule, si possono incontrare delle sorprendenti bellezze naturalistiche, immerse nella fertile campagna che conduce a Otranto. Nell'incantevole scorcio fa capolino indisturbata da secoli la cripta rupestre di Monte Sant'Angelo, importante testimonianza della cultura religiosa italo-greca. Datata dal Fonseca al secolo XIII, la cripta presenta ancora oggi diversi cicli e strati di affreschi, insieme a numerosi elementi architettonici degli impianti religiosi riconducibili alle tipologie culturali bizantine. Un paesaggio sublime quello della Valle dell'Idro, che l'amministrazione comunale di Uggiano la Chiesa ha voluto valorizzare con la realizzazione e la promozione di diversi percorsi culturali e cicloturistici. Immersa nel verde degli ulivi, nel cuore della campagna oggianese, si erge silenziosa la chiesetta dei Santi Medici, centro rappresentativo della tradizione religiosa di Uggiano la Chiesa. L'edificio si staglia su un ampio sagrato di 400 metri quadri e sorge su una struttura più antica demolita nel 1956,
già riscontrabile storicamente agli inizi del Seicento, come attesta la visita pastorale dell'arcivescovo trentino De Morva. I lavori di ricostruzione della chiesa furono promossi dall'amministrazione comunale oggianese e dal Comitato Santi Medici, enti che acquisirono anche i terreni circostanti per poter meglio promuovere l'annuale fiera. Infatti, ogni anno, in concomitanza con le celebrazioni religiose, il Parco dei Santi Medici ospita un'importante fiera dell'industria e dell'artigianato, che sul finire di settembre richiama migliaia di visitatori. Negli ultimi anni l'amministrazione comunale di Uggiano si è impegnata a potenziare i servizi di accoglienza e fruizione dell'intera area fieristica, pensando anche alle necessità delle famiglie e dei bambini, allestendo un piccolo parco giochi.